per l'ultimo concorrente di prendere il via, in un momento in cui la corsa è comandata ancora dal grandissimo Piero Nappi. 5 minuti 10 23 tempo da battere, tempo che Nappi ha realizzato ormai una mezz'oretta fa, seguito da un duo di pisanti, Farris e Bacca. Momento di vedere all'opera Michele Fattorini, driver di Polano, seguito fin sulla linea del via dal papà Fabrizio. Con questa rivisitata Osella FIA30, con la quale Michele cercherà di conquistarsi i galloni di capitano, almeno in questa decisiva tornata delle prove ufficiali. Come ha fatto Marino con l'intento di andare a migliorare ancora il ritmo di Piero Nappi. Partenza, in realtà in virtù della sua posizione di campionato italiano corrente, la vettura numero 12 è stata inserita proprio dalla direzione gara a partire come penultima macchina. Non c'è uno qualunque all'interno di quella Mosella 2000 CC liberi, ma c'è Omar Magliona, titolato. Qui è stato dato adesso la possibilità di guardare alla luce del semaforo. Nel momento in cui scatterà il verde, Omar avrà la possibilità di migliorare ancora il già ottimo della prima giornata di prove.
Yeah.